Una nuova parte di Polifemo dedicata all'USB Taranto è il momento così di un incontro con iscritti e simpatizzanti per scambiarsi gli auguri di Natale e per il 2018, per un felice 2018, ma è l'occasione importante, propizia per fare un bilancio appunto dell'attività di questa forza sindacale con appunto la prospettiva degli impegni delle ulteriori e numerose battaglie per il 2018. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, tracciamo un bilancio di questo 2017, un anno forse in cui veramente la realtà ha superato la fantasia come difficoltà occupazionali e in primis la vicenda Ilva. Scontri fratricidi, polemiche anche tra sigle sindacali e incertezza sul futuro occupazionale e ambientale di Taranto. Voi come USB avete assunto una posizione ferma rispetto alle altre sigle sindacali. Riassumiamo la vostra posizione e le vostre aspettative. Noi come USB abbiamo da subito detto che non c'è accordo con Mittal se non si parte da un piano ambientale, quindi da un'AIA che garantisca veramente la salute delle persone che stanno all'interno dello stabilimento e anche fuori quella fabbrica. Quindi su questo noi siamo sulla stessa posizione del sindaco e del presidente della regione, che hanno impugnato con ricorso al TAR il DPCM del 29 settembre. Posizione nostra è chiarissima: non siamo disponibili, come dire, a fare mediazioni sulla salute, perché Taranto è una città che ha pagato tantissimo. Quindi, come si dice a Taranto, o si aggiusta o si squash, quindi o si prende una posizione vera e si risolve finalmente questo tipo di problema, altrimenti, come dire, la vedo complicata. Alcune sigle sindacali, tipo la CISL, la FIM, hanno assunto una posizione filogovernativa, quasi che questo benedetto ricorso o maledetto ricorso al TAR faccia paura. Cioè, è grave che il governo debba temere il pronunciamento di un organo di giustizia. Ma nel merito il ricorso cooperativo è stato ritirato, che fece la dichiarazione Melucci ed Emiliano lì al MISE. La sospensiva. Sì. Quindi nei fatti non c'è nessun tipo di pericolo. Il problema, a me pare, come dire, che la posizione del governo sia più che altro, come dire, non vada veramente nel verso della risoluzione del problema, ma sia diventata quasi una partita per tentare di schiacciare Michele Emiliano. Lo dico molto onestamente, quasi il messaggio che sta passando è: qui comando io, o si fa questo oppure non si fa nulla. E da lì, come dire, le due dichiarazioni gravissime fatte dal Ministro della Repubblica Calenda, quasi ricattatorie, anzi ricattatorie. Noi l'abbiamo detto più volte, io non ricordo a memoria d'uomo un Ministro della Repubblica che si è posto in maniera così violenta e ricattatoria nei confronti di una popolazione intera, popolazione tarantina che sta soffrendo da anni i mali prodotti dall'inquinamento. Rizzo, tracciamo un bilancio brevemente di questo anno, di questo 2017, con riferimento alle attività dell'USB, una forza sindacale che si sta davvero espandendo sensibilmente nel pubblico e nel privato. Senti, è stato un anno più che positivo anche questo. Dal punto di vista dei numeri siamo continuati a crescere e ci siamo tolti tante soddisfazioni. L'USB, come dire, è entrata in settori che fino all'anno scorso neanche immaginavamo di poterci entrare. Nel pubblico impiego ci apprestiamo a fare le elezioni che ci saranno il 3 marzo di quest'anno, quindi ci apprestiamo, come dire, a legittimare il gran lavoro che hanno fatto i ragazzi del pubblico impiego di Taranto per l'USB. Quindi se devo trovare qualcosa di negativo, nulla, nulla di negativo, un'organizzazione che continua a crescere, anzi al contrario, come dire, forse siamo diventati più grossi di quello che pensavamo nel giro di poco tempo. Credo che forse il problema che abbiamo è questo in questo momento, però immensa soddisfazione. Avvocato Mario Soggia, legale dell'USB, avvocato lavorista. E allora, avvocato Soggia, è un momento particolare per la collettività ionica, dove vediamo che in vari ambiti i diritti vengono compressi.
Abbiamo visto le vicende dei call center, ma il vero bubone è l'Ilva. Ambiente e occupazione, questo anelito a coniugare le due esigenze, però di fatto tanti diritti dei lavoratori, innanzitutto il diritto alla salute e alla sicurezza in fabbrica, molto spesso vengono conculcati, schiacciati. È una battaglia che stiamo conducendo ormai da anni, sì, anche da prima del sequestro dello stabilimento. Adesso la lotta è veramente dura, adesso lo scontro con il Ministero è veramente arrivato ad un punto apicale, perché si sta cercando di veramente questa volta in maniera solida, in maniera spessa, di coniugare veramente il diritto al lavoro con il diritto alla salute sia dei lavoratori sia dei cittadini. Ecco, lei, avvocato Soggio, sicuramente nella sua attività professionale e di difesa degli iscritti al sindacato avrà percepito con mano situazioni particolari, proprio di diritti negati. Beh, certo, si ricorre molto facilmente alla sanzione disciplinare, si ricorre molto facilmente al licenziamento, anche per fatti di disorganizzazione volte della struttura burocratica dell'Ilva, tanto è vero che abbiamo ottenuto un ottimo successo nel far reintegrare un lavoratore che era stato accusato di essere assente ingiustificato quando invece era stato posto in solidarietà. Noi siamo veramente in prima linea per cercare di tutelare questi lavoratori, anche perché a volte vengono sanzionati per pretese violazioni della sicurezza, quando invece è proprio il datore di lavoro, è proprio l'Ilva che viola sistematicamente i diritti di sicurezza dei lavoratori. Antonio Mannara, responsabile USB nell'ambito degli appalti, nel pubblico e nel privato. La tutela dei lavoratori negli appalti, come vanno le cose? È un po' difficile, perché sicuramente negli appalti c'è una realtà molto ma molto diversa da quella che si può trovare in una grande azienda o nel pubblico. Negli appalti c'è ancora una mentalità dovuta soprattutto a questi lunghi anni di crisi, che ha instillato nei lavoratori una sorta di timore reverenziale, diciamo così, anche nel chiedere la tutela dei propri diritti, nel chiedere la tutela di quelli che ancora sono, quei pochi diritti che sono rimasti ai lavoratori. C'è una sorta di remissione a voler cedere per paura di non... Ricatto occupazionale. Esattamente, ricatto occupazionale. Alle volte ci si ritrova a dover lavorare addirittura senza paga, non per una mensilità sola, uno, due, tre mesi. Non si ha neppure la forza di chiedere la giusta retribuzione, figurarsi gli altri diritti che non tutti conoscono. Siamo con il dottor Vittorio Scalone, responsabile territoriale USB, pubblico impiego, Ministero Difesa. Parliamo un po' di questo impegno del 2017 e anche la questione, soprattutto la questione Arsenale. Una risorsa inespressa, grandi potenzialità, ma in effetti le attuazioni di queste potenzialità si vedono solo sulla carta. Io ringrazio il dottor Abate e l'emittente, che chiaramente ci segue sempre da tanti con grande intensità. Quindi a questo punto cosa posso dire? Posso dire soltanto, con il pubblico impiego, l'USB, una realtà, una grande realtà veramente a livello pubblico e a livello chiaramente dipendenti, perché abbiamo avuto delle risorse non indifferenti in tutto l'anno. Quindi io mi sono battuto proprio con tutti i dipendenti, dove io ho riscontrato proprio personalmente delle cause che chiaramente non erano per niente state mai valutate. Io ho dovuto chiaramente prendere l'articolo 32, come sappiamo, della Costituzione, articolo diritto alla salute. Ho trovato degli individui chiaramente dipendenti dove erano affetti da patologie che non erano riscontrate. L'USB, io momentaneamente, la nostra segreteria è sempre ubicata in segreteria sulla scuola dei operai, aula numero 1.
cosa dire poi dopo dell'arsenale? Dell'arsenale si sono emerse veramente degli sviluppi non indifferenti, quindi a partire dagli sviluppi chiaramente economici ci stiamo battendo per il dare molte più risorse, abbiamo parlato anche durante l'anno chiaramente che abbiamo avuto molto proficuo a livello del pubblico impiego e dell'apertura delle scuole operai, proprio per le maestranze, per poter aprire a tutti quanti i dipendenti da poter valutare veramente la situazione che si sono perse in tutti questi anni. Quindi grande successo, grande realtà, grande trasparenza. Ringrazio l'emittente. Grazie dottor Abate. Angelo Ferrarese, responsabile USB Pubblico Impiego, tracciamo un bilancio dell'attività di quest'anno e le prospettive per il 2018. Quest'anno è stato un anno molto intenso come tre anni a questa parte. Sul comune di Taranto siamo riusciti a sbloccare la vertenza annosa che vedeva bloccati e congelati i fondi del 208 per circa 150 dipendenti della polizia locale ed abbiamo ottenuto anche grazie a un'inversione di tendenza, a una maggiore attenzione di questa amministrazione, lo sblocco di circa 1.150.000 euro derivanti dalla previdenza integrativa congelata in maniera, diciamo, irrituale. Quindi i lavoratori della polizia locale hanno potuto mettere in tasca quest'anno, tra virgolette in tasca, hanno riavuto nelle loro disponibilità 7.500 euro. Inoltre, su tutto l'ente abbiamo ottenuto con azione sinergica la progressione di carriera per tutti i dipendenti aventi diritto inseriti nelle opportune liste della performance. I rapporti con i vertici, con la dirigenza della polizia locale. Tenete presente che diciamo col dirigente della polizia locale abbiamo avuto da sempre un rapporto, diciamo, poco diciamo conflittuale, in quanto purtroppo da quanto si è insediato questo dirigente abbiamo avuto problemi su tutti i fronti. Non di dialogo innanzitutto. Innanzitutto di dialogo, ma anche di recrudescenza dell'azione di comando e noi abbiamo subito, diciamo, da subito contestato, diciamo, non certo la persona perché non è un discorso personale, ma il modo di intendere le corrette relazioni sindacali e quant'altro. Ora, io oggi, diciamo, sono molto contento, sono molto felice perché in buona sostanza la nostra organizzazione sindacale, che si è sempre contraddistinta per aiutare gli altri, ha avuto il grosso merito quest'anno, a costo zero, di aiutare circa 150 disoccupati a trovare lavoro e a entrare finalmente nel mondo del lavoro grazie ai corsi che organizziamo. Amedeo Zaccaria, responsabile locale rete ISIDE. Parliamo di sicurezza sul lavoro, parliamo di intenzioni che non si tramutano in realtà. Sì, nonostante tutto il lavoro che si faccia da parte nostra e da parte di tutti coloro che intendono far diventare più sicuro il luogo di lavoro, nessuno ancora si è prodigato a far sì che la gente lavori tranquilla e sicura sui posti di lavoro, perché non si investe quello che è dovuto. Le morti si ripetono, gli incidenti altrettanto. Sono 5 anni che io mi dedico a questo, però anche il Presidente della Regione Michele Emiliano l'anno scorso, in occasione dell'anniversario di Francesco del 28 novembre, anche lui ribadì che dopo 4 anni ancora non aveva visto nessun cambiamento su questo tema, praticamente, per cui niente si è fatto assolutamente. Un incontro oggi presso la sede dell'USB, un'occasione per scambiarsi gli auguri, per fare il punto delle attività, ma anche un momento di aiuto, di beneficenza nei confronti di famiglie disagiate.
Sì, è una bella iniziativa che l'USB porta già da parecchi anni avanti, perché noi vogliamo essere vicini a queste persone che comunque si trovano in situazioni disagiate o comunque hanno perso delle persone care e hanno bisogno di un sostegno, o quantomeno sentirsi delle persone vicine con tutto l'affetto più sincero possibile. Bene, si conclude qui Polifemo. Innanzitutto gli auguri più sinceri per un 2018 che vi riservi quelle soddisfazioni, quei sogni che tanto avete a cuore, davvero, a ciascuno di voi, ringraziandovi sempre per la sensibilità, per l'affetto e per la stima che mostrate nei miei confronti e nei confronti della trasmissione, quindi di tutto lo staff di Polifemo. Buon anno, buon 2018 e appuntamento venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, e su Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. Buonasera, Polifemo, l'informazione libera della città.